In position. Set. Yapiro! Alberto Salino. Filippo Mori. Alberto Salino. Partenza laterale, sempre più diffusa negli ultimi anni, ma qui non siamo per fare considerazioni tecniche, ma per tenere un occhio sul cronometro. Salino e Mori. 18-0-67 Filippo Mori per due millesimi. Position. Set. Ecco gli atleti qualificati con il decimo e nono tempo, anzi nono e decimo tempo rispettivamente. Vale a dire Enrico Salino, Vittoria Patriatori, Torino e Giulio Soriani. Olli Patriatori quasi calati sicuro, usano tutta la curva e occhio al tempo che è di 17-867 e 17-868, un millesimo. Settimo e ottavo in qualifica il campione del mondo junior Andrea Cremaschi insieme con il compagno di squadra Simone Baroni. 17-8-6-7 da battere, sono il settimo e l'ottavo. Attenzione, 17-732 miglior tempo Andrea Cremaschi, 18-0-22. In position. Set. La partenza è buona, grande frequenza per entrambi, soprattutto per Cirilli. Comunque 17 e 7 da battere, 7,73 da battere. Occhio al cronometro, 17,702 per Lorenzo Cirilli e 17,777. Position. Set. E qui ci si gioca il podio e non solo, bisogna fare meno di 17,7 con Maiorca, già vice campione olimpico, e occhio al tempo, Maiorca e Sarconi. 17,501 miglior tempo Vincenzo Maiorca. In position. Set. Sbagliati solo da un decimo di secondo. 17.34 Duccio e 17.47 Alessio, vado a memoria. Siamo all'ultima curva, siamo all'ultima curva e occhio al tempo. 17.499 Alessio Piergini, 17.546 Duccio Barsini e ufficiosamente per un centesimo di secondo vince Alessio Piergini! E il secondo applauso, visto che da poco ci saranno le premiazioni, è per l'eroe di casa versione.